Aggredito e minacciato solo perché ha deciso di appoggiare apertamente la candidatura di Paola Bellofatto a sindaco di Sirignano. Il consigliere regionale Enzo Alaia denuncia il raccapricciante episodio di violenza subito nella tarda serata di ieri nel comune della Basserpina, dove si era recato per un incontro politico privato in vista delle elezioni comunali di domenica prossima. Una vile aggressione che fortunatamente non si è tradotta in qualcosa di ben più grave. Stavo a casa di amici di Sirignano, mi hanno atteso a tipo un agguato alcuni soggetti dove mi hanno letteralmente minacciato, ma cosa ancora più grave che dopo 100 metri fatti con la macchina mi hanno bloccato con la macchina e tra questi c'era anche un assessore del comune dove mi hanno minacciato verbalmente ovviamente, mi dicevano che dovevo andare via da quel paese perché il loro paese non dovete rompere qua, non devi rompere qua, vattene qua, non mettere più piede se no farai una brutta fine. Alaia, che ha riconosciuto alcuni dei suoi aggressori, tra cui l'assessore uscente del comune di Sirignano, Gennaro Fusco, ha denunciato alle forze dell'ordine l'intimidazione subita. Ho fatto regolare denuncia presso la compagnia dei carabinieri di Baiano, ho comunicato anche al prefetto questo fatto increscioso, chiedendo anche una tutela non tanto per me, ma diciamo per tutti i cittadini di Sirignano. Se un cittadino, un rappresentante delle istituzioni non può esprimere il proprio pensiero politico, vuol dire che è morta la democrazia. Il cellulare del consigliere Alaia rovente, tanti gli attestati di vicinanza ricevuti in queste ore da rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente del consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, che ha parlato di attentato alla democrazia ed ha chiesto l'intervento del prefetto.